Buonasera a tutti, innanzitutto un grazie ad Aldo che mi ha invitata e fortemente voluta qui ad Udine. Un grazie anche alla Ciclo Assi Friuli e a voi che siete qui presenti. È un programma senz'altro ambizioso, è un programma secondo me che tocca la base della federazione e il vertice. Il primo punto fondamentale che leggendo lo statuto e i regolamenti ritengo sia necessario porre all'attenzione dell'eventuale mio consiglio federale sarà quello di riformare lo statuto. Oltre a questo, saranno necessarie anche norme che prevedano delle incompatibilità per il presidente. Il presidente federale non dovrebbe essere l'amministratore delegato di società di capitali gestite dalla federazione o controllate dalla federazione. Altrimenti è l'organo che verifica, organo verificatore, ma anche l'organo che decide, quindi è evidente che c'è un'incompatibilità. Oltre a questo, il Consiglio federale dovrà essere un attimino rivisto perché si vorrà lavorare sulla base di deleghe, cioè ogni consigliere avrà una delega per quello che sarà l'aspetto del ciclismo che gli verrà assegnato. Ciò non significa che deciderà, ma significa che studierà modo specifico, aspetto a lui assegnato, dopodiché ne renderà, ci si confronterà in Consiglio federale. Questo è il primo punto che nel mio programma io ho dedicato alla riforma dello statuto e questi sono i vari punti che andremo a sviluppare. Altro elemento importante del mio programma è l'attività su strada. Ora, tanti dicono: ah, non abbiamo più squadre Pro Tour perché c'è la crisi economica che ci colpisce, in Italia non ci sono più le risorse. Ma se non sbaglio, la crisi economica ha colpito tutta Europa, ma Francia, Spagna e Belgio sono state in grado di reagire meglio di noi. Sotto il profilo invece della pista, anche qui un capitolo importante del programma, è vero che quest'anno, grazie a Viviani, abbiamo vinto un oro olimpico e senz'altro dà lustro al nostro ciclismo e alla nostra federazione, però mi sembra che anche sul discorso pista si manchi di progettualità. Abbiamo un grande tecnico sotto il punto di vista che è Marco Villa, che ha saputo sfruttare al meglio atleti, soprattutto quelli che provengono da terra bergamasca, ma che hanno messo a disposizione della federazione la propria struttura, quindi una colpa che si è spesa per portare i propri atleti in nazionale e che li ha sempre sostenuti. Quindi mi sembra che anche qui alcuni risultati siano stati acquisiti più per la volontà, la disponibilità e i talenti che abbiamo e per le società a cui appartengono piuttosto che dalla federazione. Per quanto riguarda il fuoristrada, io ho avuto un papà che ha portato il fuoristrada in Italia, ha costituito il gruppo di mountain bike Bianchi, che oramai è esistente da oltre 30 anni. 20 anni fa circa abbiamo avuto anche un campione del mondo che era Dario Acquaroli. Attualmente mi sembra che il fuoristrada sia abbastanza fermo. Come ultimi due punti che ritengo importanti sono il ciclismo femminile. Qualcuno mi dice il ciclismo femminile è in crisi e io rispondo no, il ciclismo femminile negli ultimi anni ha dato i risultati più importanti per la nostra nazione. Il ciclismo femminile manca però di immagine, bisogna aiutarlo a trovare sponsor, bisogna aiutarlo ad avere l'attenzione dei mass media, della televisione. Perché le nostre atlete ne hanno diritto. Se io penso ad una Pellegrini che fa la pubblicità di qualsiasi cosa, dello shampoo piuttosto che dei costumi, se penso alla Vezzali che fa la pubblicità anche lei di mille cose, e se penso a una Cosner che è stata pure squalificata per doping e che ancora oggi fa la pubblicità per la Lancia e non so quanti tesseracchi faccia la federazione di pattinaggio, mi chiedo come mai le nostre ragazze non riescono ad avere questa visibilità. Credo di aver detto più o meno tutto. Grazie.